Il Direct dedicato al mondo dei Pokémon, trasmesso lo scorso 9 gennaio, è stato un bel banco di prova per Game Freak. In seguito a quella che potremmo definire proprio come una rivolta di gran parte della community, per niente soddisfatta da molti aspetti della loro produzione più recente, nonostante poi le vendite stellari di Spada e Scudo, il team di sviluppatori aveva il dovere morale di dare un forte segnale di autorevolezza ai suoi fan ormai delusi. Saranno riusciti Masuda e soci a correggere i passi falsi commessi con Spada e Scudo, o ci troviamo di fronte all'ennesimo scivolone che segna definitivamente la perdita di credibilità di Game Freak e The Pokémon Company agli occhi del pubblico? Io sono il Poro Michele e prima di scoprirlo insieme lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Riassumere l'intera questione Pokémon inizia ad essere complicato, quindi piuttosto che ripartire da zero vi invito, nel caso foste a digiuno di poche critiche, di andare a recuperare i miei video sui misfatti dell'ottava generazione. Vi lascio il link alla playlist completa in descrizione e inoltre anche un link a un breve articolo che riassume nel dettaglio tutto quello mostrato durante il Direct. Vi consiglio di leggerlo perché sembra scritto da un giovanotto veramente in gamba. Marchette a parte, iniziamo subito col dire che questo Direct è stato a modo suo epocale. Game Freak, che abbandona la consuetudine delle versioni riviste e corrette in favore di un modernissimo supporto continuo ai propri titoli, è un'apertura che, per quanto banale, non mi sarei mai aspettato da un team così conservativo come quello di Game Freak. Quello di proporre un pass di espansione spalmato durante l'anno rispetto ad operazioni come Ultra Sole e Ultra Luna o Pokémon Bianco 2 e Nero 2 è sicuramente un metodo conveniente tanto per il consumatore quanto per il produttore. Super Smash Bros. Ultimate ha dimostrato con il suo Fighter's Pass che i contenuti aggiuntivi rilasciati secondo roadmap ben delineate sono un ottimo modo per allungare la vita di un gioco che così facendo rimane al centro dell'attenzione ben oltre il periodo della sua prima pubblicazione. Gli utenti non hanno bisogno di spostarsi su un nuovo titolo e, come se non bastasse, non sottovalutate neanche l'impatto psicologico di non dover spendere, almeno da subito, nuovamente l'equivalente di un gioco a prezzo pieno. I vantaggi, insomma, non sono pochi e c'è da dire che i concept mostrati durante la diretta lasciano ben sperare. Le due espansioni, l'Isola dell'Armatura e le Terre della Corona, sembrano dei DLC impeccabili dal punto di vista dei contenuti. Oltre 200 nuovi Pokémon, due nuove terre selvagge, nuovi leggendari, nuove modalità coop e nuovi oggetti per la personalizzazione dell'avatar sono solo alcuni dei tasselli che andranno a comporre un'offerta contenutistica che fa impallidire anche l'avventura principale. Il prezzo è in linea con gli altri pass visti sui AAA Nintendo, 30 euro in totale per le due espansioni, e se questo elemento è l'ennesima conferma di un'operazione commerciale preparata con cura e presentata nel giusto modo al suo pubblico, decisamente più anacronistica è la scelta di frammentare ulteriormente gli acquisti creando due versioni differenti del pass, uno per Spada e uno per Scudo. Sarebbe stato molto più logico legare l'acquisto del pass a ogni singolo account, in modo da sbloccare il contenuto aggiuntivo a prescindere, non costringendo chi ha acquistato entrambi le versioni del gioco, magari proprio con il dual pack, a dover prendere una seconda volta il pass per poter godere a 360 gradi dell'esperienza dell'ottava generazione. Certo, chi ha già acquistato in doppia copia Spudo probabilmente non si farà intimorire da un pass duplicato, però rimane, lasciatemelo dire, una scelta commerciale che non premia assolutamente la lealtà dei fan. In direzione del tutto opposta è il supporto per Pokémon Home, un'app in cloud che permetterà di trasferire su Spada e Scudo Pokémon provenienti da titoli passati purché compatibili con il rinnovato Pokédex di Galar. Ora, correggetemi se sbaglio, ma non è stato chiarito se l'app sarà gratuita o meno, ma rimane comunque il fatto che chi vorrà completare il Dex anche senza l'acquisto delle espansioni potrà farlo grazie a Pokémon Home e gli scambi Link. I nuovi Pokémon, insomma, non saranno bloccati dal paywall del pass, che sì, sarà presente, ma sarà anche aggirabile. E toccando la questione Pokédex nazionale, a questo punto è chiaro come ci sia la volontà di reintrodurre gradualmente tutti i grandi assenti in questa ottava generazione. Seguitemi nel ragionamento. Nella regione di Galar mancano circa 400 mostriciattoli per poter raggiungere il Pokédex nazionale, un numero immenso che però, grazie alle 200 creature introdotte col pass, andrà a dimezzarsi. Siccome Nintendo, quindi The Pokémon Company, quindi di riflesso anche Game Freak, ha dimostrato con Smash di non essere assolutamente contraria ad estendere il supporto continuo ad un gioco di stagione in stagione, guardate ad esempio il recente annuncio del secondo Fighter's Pass per Super Smash Bros. Ultimate, direi che anche Spada e Scudo hanno ormai un'altissima probabilità di accogliere in futuro almeno altri due DLC che potenzialmente potrebbero reintrodurre i 200 Pokémon finali.
Tutto questo insomma è bellissimo e sì, a mio avviso i giocatori possono tirare un sospiro di sollievo perché con questo Direct Game Freak ha dimostrato di aver ripreso in mano le redini della situazione. Spada e Scudo sono pieni di difetti e forse prima di espandere il loro mondo sarebbe stato meglio pensare ad aggiustare quello che non funzionava, ma poco importa perché finalmente con un post game pensato anche per i giocatori non competitivi, a ottobre 2020 potremo avere l'esperienza definitiva che renderà finalmente Spada e Scudo due prodotti completi. Se all'inizio mi sono domandato se Game Freak fosse riuscita a risollevarsi dei clamorosi scivoloni fatti con Swoshi, mi dispiace dirlo, ma non c'è una risposta definitiva che possa accontentare tutti. Se presi in assoluto, questi due DLC sono il paradiso per qualsiasi giocatore Pokémon, ma allo stesso tempo capisco le lamentele di chi ancora non si ritiene soddisfatto, perché se contestualizzato, questo pass è solo un enorme cerotto messo per colmare delle lacune che non sarebbero mai dovute esistere. L'estrema vicinanza della prima espansione dalla data di uscita di Spada e Scudo, poco più di 6 mesi da novembre 2019, non fa che confermare uno sviluppo chiuso in fretta e furia, dove Game Freak ha preferito tagliare pur di uscire secondo le tabelle di marcia imposte da The Pokémon Company. Con una gestione migliore delle risorse e una comunicazione più efficace, e come Nintendo insegna, a volte chiedere scusa è la soluzione migliore per far digerire anche il più imperdonabile dei ritardi, non si sarebbe mai alzato un polverone di queste proporzioni. E se l'allontanamento di parte della community, definitivo o momentaneo che sia, non inciderà mai veramente sulle vendite del brand, Spada e Scudo rimarranno due grandissime occasioni sprecate. L'ottava generazione aveva il potenziale per far compiere un salto qualitativo netto alla saga, ma si è rivelata invece come una gen di semplice transizione, che ha introdotto molte idee buone, ma anche parecchie cose da correggere o dimenticare. Ora però Game Freak non ha più scuse. Il supporto continuo a spudo gli consentirà probabilmente di poter allentare un po' la presa e non sarà più costretta a mantenere questi ritmi produttivi che chiaramente non riesce a gestire. Nella speranza che la nona generazione si prenda tutto il tempo necessario per declinarsi in due o più titoli degni del nome Pokémon, vi chiedo, voi siete tra i soddisfatti o tra i delusi? Vi aspetto nei commenti, io sono il Poro Michele, chiedo Scudo, ciao!